Abbiamo fatto 3 giorni di annuncio, di evangelizzazione, lunedì, martedì e mercoledì, 10, 11 e 12, dove tutti i gruppi parrocchiali, il rinnovamento dello spirito, il gruppo alla presenza del Vangelo, alcuni componenti del coro, alcuni collaboratori impegnati nei diversi ambiti della parrocchia, ma così anche la San Vincenzo, la Caritas parrocchiale, tutti quanti siamo stati a bussare alle porte dei nostri fratelli e sorelle che stanno nel nostro territorio per dire che cosa? Che Cristo li chiama, vieni e seguimi. E oggi andare in mare è veramente difficile, perché vai e non sai se ritorni pieno di pesci. Però quello che ho voluto in questo anno ricordare a tutti loro è proprio questo, che non bisogna scoraggiarsi, assolutamente no. Io dico sempre, ogni volta che uscite da questo porto, ricordatevi di chiedere l'intercessione alla Maria Santissima di Provvidenza e di chiedere l'intercessione a San Pietro. Prima di tutto perché possiate tornare sani e salvi, perché a casa c'è una famiglia che vi aspetta, c'è una moglie e ci sono dei figli. E poi chiedete la loro intercessione perché la vostra pesca possa essere una pesca abbondante, possa ricompensare il Signore delle vostre fatiche. Allora questo, che cosa vuole essere oggi? Questo oggi vuole essere un segno come dono a questa comunità, ovvero richiamare l'attenzione a Maria Santissima di Provvidenza, titolare di questa comunità parrocchiale. Io dico e vi chiedo che la storia non va dimenticata. Coloro che ci hanno proceduto non vanno dimenticati, così come abbiamo fatto e continuiamo a fare con tutti i sacerdoti che sono stati in questa comunità, con Padre Evola, con Padre Amato, con Padre Felice. Ecco, io vi chiedo di non dimenticare le fatiche che loro hanno fatto, ma soprattutto di non dimenticare le parole di speranza che ognuno di loro ha lasciato nei vostri cuori. Fai male.